papà, mi diceva non sposarti mai per carità, delle mie amiche era gelosa, morbosa e la mia identità era sempre più confusa. Luca era gay e adesso sta con lei, Luca parla con il cuore in mano, Luca dice sono un altro uomo. Perfetto, bambini, bambine, siamo a Marina di Ginosa, sto preparando la canzone I bambini fanno, la sto per cantare. Vi ho preparato una sorpresa, sentite che boato! 3, 2, 1! I bambini fanno, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora... Si svolta a Marina di Ginosa la nona edizione di Giocando con le note, l'evento che come ogni anno ospita sul palco cantanti di ogni età, quest'anno ha superato tutto. Manifestazione organizzata dal musicista Roberto di Taranto e da Angela Conte, che ha superato ogni aspettativa anche con una sfilata molto particolare in collaborazione con Vicky Sant'Antonio e Sara Andreulli. Volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. Una giuria esperta ha fatto da padrona all'evento, capitanata dal cantautore Povia, che ha incantato tutti i presenti con i suoi brani più famosi che hanno fatto parlare Sanremo e non solo. Per sentire il pericolo, se tutti quanti lo sanno, ma hanno paura che l'amore è un inganno. Oh, ce l'ha fatta mia nonna, per 50 anni oro e soldi c'era una volta, ma la vera storia è che un evento che ormai si distingue in tutto, una manifestazione dove la parola d'ordine è musica, moda e tanto divertimento. La manifestazione è stata magistralmente presentata dalla bellissima Mary Bolame e Francesco Capodacqua. Ma sì, perché in realtà la musica dovrebbe aiutare sì a crescere meglio, ad emozionarsi, ma anche a riflettere su alcune tematiche sociali. Io sono papà di due bambine, ho 45 anni, quasi 46, quindi tutto quello che faccio nelle canzoni in modo perfetto, perché quando scrivi devi mettere giù un'idea che poi rimane per sempre, lo faccio pensando a tutti i bambini e soprattutto alle mie figlie, mentre invece così tra noi si possono dire anche delle stupidate, a volte magari cambiare idea, però se noi riusciamo a parlare con dei messaggi chiari, concisi e soprattutto documentati, attraverso la musica, con delle tematiche importanti, magari le generazioni crescono meno addormentate. Innanzitutto di fare gli artisti di strada, perché io ho cominciato anche da lì, andavo in piazza della Repubblica, che ne so, a Firenze, raccoglievo 150 euro strimpellando e lì ti rapporti veramente con la gente e con l'indifferenza. Chi si ferma e ti ascolta vuol dire che tu l'hai catturato. E poi di iscriversi a tutti i festival possibili e immaginabili, perché stare su un palco anche solo per 3 minuti è un sogno. E ringrazio Giocando con le note, perché è un concorso che continua a vivere, ovviamente grazie agli sponsor e soprattutto grazie alla volontà delle persone che amano la musica e che lanciano anche i ragazzi nuovi. Un saluto a tutti voi di Just TV, io sono Povia, quello dei bambini fanno... Sì, sono veramente soddisfatto, perché dietro c'è stato un grandissimo lavoro e ancora una volta
sono contento per il fatto che abbiamo dato, diciamo, la possibilità a tanti ragazzi di potersi esprimere davanti a una giuria, diciamo, di autori in musica, ma soprattutto davanti a un pubblico sempre più caloroso che mai qui a Gioia Marina. E poi ho notato che sono arrivati da tante parti della regione, sia della Puglia ma della Basilicata, soprattutto dalla Calabria, dove anche sono stati tanti i partecipanti venuti di lì. Uno spettacolo curato in tutti i particolari, dai presentatori ad una giuria di eccezione. Certo, noi cerchiamo sempre di dare il meglio a questi ragazzi qua, perché, ripeto, sentirsi, diciamo, giudicati da persone che competenti in materia, dà a questi ragazzi la possibilità di esprimersi ancora maggiormente e dando il meglio di loro. In effetti io anche quest'anno ho visto la qualità, diciamo, dei concorrenti, e credo che per la giuria sia stato, diciamo, non semplice dare un giudizio. Io, tra l'altro, oltre ad essere un direttore artistico, un musicista e compositore, sono anche un giurato, e quindi quando vado in giuria è sempre difficile, diciamo, dare un voto esatto, perché comunque sono tutti bravi, ognuno riesce ad esprimere, diciamo, quello che naturalmente sente, diciamo, di dare, perché l'arte in sé per sé non è altro, diciamo, un'espressione spontanea che nasce dall'anima, e quindi tutti i protagonisti, diciamo, sia chi arriva, diciamo, alle parti alte e chi non, so che hanno dato comunque il massimo, e il pubblico è, diciamo, è testimone di questo, perché si è divertito tantissimo. Difonso, e allora l'applauso deve essere doppio, ragazzi, quindi come se ti avessimo presentato ora. Non era giusto prima. Ci stiamo divertendo tantissimo. Ci stiamo divertendo ovviamente anche qui dietro le quinte, proprio per voi che ci guardate su Gesti TV. Poi io sto ballando perché lei è anche un'insegnante di danza, mi sta insegnando i passi mentre c'è le canzoni, bellissimo. E guarda, siamo una squadra, veramente una squadra che vince e non si cambia, mi raccomando, dobbiamo sempre stare uniti, Ok, va bene, restiamo uniti. Sta andando bene, stanno bene i ragazzi, sono uno più bravo dell'altro, si stanno intervallando, quando salgono sul palco sono sicuri di loro, questa cosa è bellissima, a quell'età. Io parlo di più piccolini, dei giovani, gli adulti chiaramente hanno la loro esperienza, però un grande livello, lo spettacolo di Povia straordinario, gli artisti che ci sono stati straordinari, è una bella serata. Fortunatamente c'è l'intreccio giusto, c'è il mix giusto tra simpatia, dinamicità, carisma, ma soprattutto passione per la musica, e questo lo stiamo ascoltando qui, proprio dietro le quinte per voi. Assolutamente sì, guarda, io Angela ho avuto il piacere di conoscerla come te in altre situazioni, e veramente io sono stato orgoglioso quando mi ha chiamato. Roberto, una persona di cuore, umile, straordinaria, si vede che è un artista, eh? Sì, sì, gli artisti sono assai in realtà, ma gli artisti sono di cuore, e lui lo è. E allora salutiamo gli amici di Just TV, un grande bacione mega 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 galattico, mua, qui da Marina di Ginosa con Francesco Capodacqua e Mary Volame. Ciao a tutti! Ciao ragazzi! Mua. Sta andando benissimo, siamo quasi alla fine, lo spettacolo è andato come volevamo noi, proprio alla grande, diciamo, maggiormente con il nostro ospite d'onore Povia, ha tenuto un po' la piazza in allegria, ci siamo divertiti tantissimo. Al mio fianco qui c'è Sara Andreulli, è una mia grande amica che mi sta sopportando da circa 2 anni. E lei è la truccatrice delle mie modelle che abbiamo realizzato con una sfilata meravigliosa. Sara? È bellissimo perché ci divertiamo, non è solo un lavoro ma è anche un divertimento. E la ringrazio perché mi ha scelta anche quest'anno come sua collaboratrice ed è stato veramente bello. Mi sono emozionata a guardare da spettatrice questa meravigliosa serata e spero che anche gli altri si siano divertiti. Sì, io volevo fare un grande ringraziamento alla nostra coreografa che comunque lei
non, attualmente si è fatta prendere da un attacco di fame, lei è con un panino in mano e quindi ha preferito mangiarsi il panino. La salutiamo, certo. A Vicky Sant'Antonio, che lei ci ha aiutato tantissimo, lei è stata la nostra coreografa e la costumista degli abiti della nostra sfilata. E che cosa vi devo dire? Vi diamo appuntamento all'anno prossimo, vero? Ti ringrazio tantissimo e ringrazio tutti e ciao Just TV, a presto! Dell'Unità d'Italia al Sud.